Salutiamo tutti i tifosi del Termoli Calcio 1920, ringraziamo anche questa volta per la disponibilità mister Raffaele Esposito, buonasera. Buonasera Giovanni e buonasera a tutti i nostri tifosi. 32esima giornata di campionato, marcia di avvicinamento alla partita di domenica all'Angelini contro il Chieti. La prima notizia è che mister Esposito torna in panchina, insomma, dopo due turni di squalifica. Eh sì, meno male, è stata un po' dura assistere alle partite dalla tribuna, però chi mi ha sostituito l'ha fatto in maniera molto positiva, quindi adesso riprendiamo il cammino. Ecco, come hai vissuto le due ultime partite proprio dalla tribuna? Prima il pareggio col Montegiorgio e poi l'ultimo pareggio casalingo al Cannarsa con Cinzia Albalonga. Beh, guardare comunque la partita dall'alto è sempre, non è male, nel senso che comunque riesci a vedere tante cose, però comunque è una sofferenza non sentire comunque i tuoi ragazzi vicini e poterli aiutare magari in prima persona. Però ripeto, in queste due partite chi mi ha sostituito l'ha fatto bene e non ha fatto sentire la mia mancanza. Ecco, mister, è stata una partita, quella l'ultima che abbiamo visto qui allo Stadio Cannarsa, piena di episodi, al di là del risultato e di come è andata in campo, c'è stato molto da rivedere e commentare. Esatto, ripeto, noi come tutte le partite le giochiamo bene, Termoli gioca un bel calcio, però purtroppo facciamo fatica a concretizzare. La musica è sempre la stessa, è da un anno ormai che diciamo sempre le stesse cose, purtroppo la situazione è questa. Anche domenica purtroppo c'è il rammarico di un episodio clamoroso, un rigore nettissimo, non fischiato, dove magari come in tante partite, l'episodio può fare la differenza, come nelle ultime tre partite. Purtroppo gli arbitri non ci stanno dando una mano, anzi ci stanno penalizzando. Quindi mi auguro veramente di trovare nelle prossime tre partite arbitri che non commettano questi errori clamorosi, perché comunque poi va a compromettere il cammino di una squadra che deve raggiungere un obiettivo importante, che è la salvezza. Ecco, parliamo appunto dell'incontro contro i neroverdi, tifosi gemellati, ma in campo sarà tutta un'altra storia. Chieti che arriva dal pareggio con l'Avastese di domenica scorsa all'Aragona. Chieti a 40 punti in classifica, da sempre si è detto che la meta era proprio quella, i 40 punti in classifica che Chieti a questo punto pensi di trovare in campo. Ma il Chieti è una bella squadra, una squadra che gioca un bel calcio, che ha un allenatore molto preparato, sicuramente non sarà partita semplice, lo dimostrano comunque 40 punti in classifica, quindi sicuramente loro non si sentono ancora sicuri, no, della salvezza matematica, però noi dobbiamo pensare a noi stessi, come dico sempre, dobbiamo andare lì per cercare di vincere la partita. Senza guardare tanto poi all'avversario, ma pensare solo a noi stessi, a quello che dobbiamo fare. Ecco, ci sarà ancora fuori Wazni, l'attaccante che dovrà scontare un ulteriore turno di squalifica, fuori anche Stefano Antezza. Iniziamo da quest'ultimo, quali sono le sue condizioni e se pensi anche per il finale di campionato in qualche modo di poterlo recuperare? Ma guarda, sicuramente domenica non è disponibile, il ragazzo ha avuto una lussazione alla spalla, quindi ci vuole un po' di tempo per recuperarlo. E per quanto riguarda invece l'attacco, anche questa volta fuori forse Wazni, sul quale stavi ultimamente puntando, poi c'è stata purtroppo quell'espulsione a Montegiorgio con l'incontro appena iniziato. Pensi di ripartire da quello che hai visto domenica scorsa oppure sei ancora in fase decisionale? No, la coppia di domenica non mi è dispiaciuta, quindi è probabile che opti per questa scelta, però sto valutando anche altro. A me, ripeto, a me sono gli allenamenti sono determinanti. Se li vedo sempre concentrati, come stanno lavorando, io sicuramente farò la stessa scelta, oppure magari se vedo qualcun altro che lavora meglio, magari scelgo di sostituirli. Vediamo, mancano ancora due allenamenti, quindi c'è ancora tempo per decidere. Per la difesa invece, quali sono le tue idee, visto proprio l'assenza di Antezza? Abbiamo visto che si è riaggregato al gruppo anche Smailai. Sì, Nicolas è rientrato questa settimana, però bisogna dargli tempo. Il ragazzo viene da un mese di stop, quindi non può essere
inserito subito, però rientra Maria Nuzzol, che rientra anche lui da una squalifica, quindi è probabile che la scelta ricada su di lui. A parte queste situazioni, c'è qualche altro infortunato oppure sono tutti a disposizione? No, no, a parte Antezza abbiamo tutti a disposizione. Ecco, vediamo adesso anche, diamo uno sguardo a quelle che sono le partite che più ci riguardano d'amicizia, da vicino, due molto importanti, no? Monte Giorgio Matese e Notaresco Vastese sono quelle un po' che, e anche Team Nova Florida Roma City sono le partite che insieme a Tolentino Trastevere possono delineare ancora di più quest'ultima fase in coda del campionato. Sì, ci sono scontri molto importanti, penso quello là più importante sia Notaresco Vastese, no? Dove sicuramente Notaresco sa che è una partita che non può assolutamente non vincere per rimanere attaccata al treno dei play-out, quindi sicuramente sarà una partita molto, molto avvincente. La Vastese sa che non può perdere, quindi sarà una partita molto complicata per tutte e due le squadre. Altre Monte Giorgio col Matese, anche questa è una partita difficile per il Monte Giorgio, se il Matese è lo stesso quello che abbiamo affrontato lì nella partita di Piedimonte, ecco. Quindi se il Matese ha la stessa mentalità, lo stesso atteggiamento, penso che non sia partita semplice per il Monte Giorgio, anche se le ambizioni ormai sono diverse, perché Monte Giorgio lotta per la salvezza, il Matese ancora qualche speranza per agganciare i playoff, ma la vedo un po' complicata a tre turni dalla fine recuperare 5 punti sul Cinzia Balonga. Secondo te invece che cosa si prospetta per il Termoli ad iniziare da domenica prossima? Termoli sa che sono tre partite fondamentali, la matematica ancora non dice che siamo destinati a fare play-out, anche se è difficile, questa volta penso che sia molto complicato, perché basta un punto a una delle due squadre, sia Vasto Girardi che Team Nuova Florida, che sono salvi, cioè riescono a mantenere le distanze da noi, ecco. Quindi noi ci stiamo preparando al meglio, sappiamo che se riusciamo a vincere tutte e tre partite sicuramente raggiungiamo una posizione in classifica che ci permette poi di giocare in casa e play-out e quindi di avere il vantaggio del doppio risultato a favore, ecco. Quindi noi dobbiamo pensare di fare bottino pieno tutte e tre gare. Ecco, come vedi la formula play-out di quest'anno? Meglio questa, insomma, rinnovata e stilizzata, se così la vogliamo considerare, oppure quella degli altri anni con il doppio confronto? Ma guarda, io sono un po' all'antica, quindi avrei preferito più di fare come si faceva qualche anno fa con il doppio confronto, ecco. Però purtroppo le cose cambiano, ci dobbiamo aggiornare un po' tutti e dobbiamo stare a passo con i tempi. Come sta la squadra a livello mentale? Come state impostando queste settimane che ci dividono dalla fine del campionato senza che ancora nulla sia deciso? Guarda, i ragazzi stanno bene, perché anche domenica abbiamo affrontato una squadra molto forte che è quinta in classifica con giocatori importanti, quindi poi quando vai in campo e soprattutto il primo tempo e vedi che ti riescono tutte le giocate preparate in allenamento, i ragazzi comunque si convincono anche di questo, si convincono che loro se la possono giocare contro chiunque. Se noi siamo stati di pari livello di un Cinzia Balonga e siamo stati anche di pari livello del Pineto, l'abbiamo visto in casa, anche se abbiamo perso col Trastevere, i ragazzi hanno piena consapevolezza di quello che possono fare. Quindi noi non ci dobbiamo porre limiti, sappiamo che dobbiamo vincere tutte e tre gare, lo si può fare. E poi per il play-out, qualsiasi squadra andremo ad affrontare, sappiamo che ce la possiamo giocare contro chiunque. Bene, ringraziamo mister Raffaele Esposito, in bocca al lupo per la partita di Chieti. Grazie, crepi lupo. E invitiamo anche questa volta tutti i tifosi più che mai a sostenere il Termoli Calcio domenica all'Angelini. Buona serata. Buona serata.